Bentrovati informazione di Canale 8, uno spazio editoriale, ma con dei contenuti relativi soprattutto all'insediamento del Consiglio e della Giunta regionale ieri a Taranto. Il presidente Michele Emiliano ha voluto fortemente che la Giunta si insediasse nella città ionica, martoriata per tanti versi, e che è una città del sud in grandissima difficoltà. Possiamo dire, senza essere smentiti, che è la città della Puglia che certamente soffre di più sotto vari punti di vista, quello ambientale, quello lavorativo e via discorrendo. Se ne sono occupate le maggiori testate nazionali, internazionali e ovviamente locali. E ieri Michele Emiliano non è stato accolto certamente da una folla festante, anzi possiamo parlare di contestazione. Certamente di contestazione. Vediamo le immagini. Giovanni, vieni dentro, Giovanni, vieni dentro, Giovanni. Ebbene, avete visto il clima di contestazione, di aggressione a tutto tondo non parlerei, anche perché avendo anche visto la mole del presidente Michele Emiliano, vi posso assicurare che non è facile, non sarebbe facile aggredirlo. Tuttavia, dispiace che siano stati questi i toni, visto e considerato che proprio il presidente Emiliano ha voluto dare alla città ionica un punto centrale, un punto nodale dove appunto così analizzare quelli che sono i fenomeni più importanti, più difficili, dal siderurgico, quindi l'Ilva, quindi Cerano, quindi tutti i drammi della nostra Puglia, con quelli che sono gli impegni programmatici. È ovvio che dall'impegno programmatico poi bisognerà passare ai fatti e certamente anche gli assessori salentini nominati avranno un ruolo, giocheranno un ruolo importantissimo e fondamentale nell'imprimere quelle che sono poi le buone prassi concrete che poi devono essere messe in pratica, perché poi la parte più difficile, soprattutto nella gestione della cosa pubblica, è passare dalla campagna elettorale ai fatti. Sentiamo le interviste che sono state realizzate dopo questo momento difficile. Avete visto anche le difficoltà degli operatori che appunto si sono trovati nel bel mezzo di questa bagarre e che subito dopo poi hanno lavorato tranquillamente. I lavori del primo consiglio regionale di insediamento si sono svolti perfettamente. Ieri Canale 8 aveva dato in esclusiva le immagini del consiglio regionale, quest'oggi possiamo dare i contributi ulteriori con le interviste anche a Salvatore Negro, neo assessore al welfare, Sebastiano Leo, ma anche Antonella Laricchia. Vediamo. Si è trattata di una giornata di lavoro che preluderà ad altre giornate identiche in tutte le province, nelle quali la Giunta, il Presidente, secondo un calendario prefissato, saranno presenti e quindi non sarà più necessaria quella prassi, diciamo, abbastanza irrispettosa di dover chiedere e aspettare un appuntamento da parte della Giunta o da parte del Presidente, salvo ovviamente emergenze, e all'inizio di ciascun anno noi faremo un calendario delle presenze della Giunta nelle sedi decentrate delle province. Chiederemo ai presidenti delle province di predisporre la possibilità di ospitare appunto questi incontri, esattamente come ha fatto oggi il presidente della provincia di Taranto, che ringrazio. Adesso passiamo nella seconda fase, nella quale
ascolteremo perlomeno 38, ma probabilmente saranno di più, delegazioni di tutti i soggetti che hanno chiesto di essere sentiti dal Presidente. Noi le ascolteremo tutti, ovviamente in modo breve, cercheremo di fare conoscenza con questi mondi che alle volte non abbiamo ben presenti, e poi programmeremo anche con queste associazioni il lavoro futuro. Direi continuità e nuovo inizio, io preferisco vederla così, sa, la grinta, l'entusiasmo che ci vuole sempre nell'affrontare una nuova partita è utile a giocare ruoli che sono difficili, spinosi, ma anche estremamente importanti per la nostra regione. La scelta di oggi di stare qui a Taranto del Presidente credo sia estremamente significativa e non è solo simbolica, è il segno di una importante attività che in questa città si deve fare da un lato per le attività industriali e dall'altro anche per pensare ad attività che possano segnare anche altre ulteriori vocazioni di questa bellissima città con tanto di mare, con un patrimonio culturale meraviglioso che può pensare, ripensare se stessa. Guardi, intanto io devo dire che sono contento, onorato e orgoglioso di far parte di questa amministrazione del Presidente Emiliano. È chiaro che le deleghe sono molto impegnative, perché oltre poi alla formazione del lavoro c'è anche l'istruzione, c'è anche l'università, ci sono le politiche attive del lavoro, insomma è molto complessa. Io sono già in full immersion, nel senso che già ieri ero a Roma a rappresentare la Puglia in conferenza Stato-Regioni, quindi cercherò da lunedì mattina mi recherò nei miei assessorati con i dirigenti, faremo le prime riunioni e cercherò insomma di capire quelle che sono le problematiche più urgenti, più importanti, quindi pancia a terra e tanto lavoro, grande lavoro. Sì, effettivamente mi rendo conto della complessità dell'assessorato, però abbiamo entusiasmo anche perché abbiamo una struttura che è all'altezza della situazione, dirigenti, funzionari. Già siamo partiti da lunedì scorso, appena avuto la nomina, e da domani, da lunedì, metteremo in campo già le prime azioni in favore delle persone, per esempio diversamente abili. Per essere così, per fare riferimento al quotidiano, il primo provvedimento ci vedrà impegnati martedì per tentare la soluzione ormai famosa della chiusura dell'acqua alle palazzine e agli ACP di Lecce, la famosa morosità. E tenteremo di trovare una soluzione sin da martedì che sia definitiva e non temporanea come sta avvenendo in questi giorni. Poi l'altro questione che abbiamo messo subito all'ordine del giorno è il tentativo di aumentare nel più breve tempo possibile i posti letto nelle residenze socio-assistenziali per gli anziani e per i disabili, perché nella nostra Puglia abbiamo una percentuale di posti letto rispetto alle persone anziane residenti di gran lunga inferiore rispetto all'Emilia Romagna, rispetto al Veneto, per citare qualche regione diciamo a cui bisogna fare riferimento. No, assolutamente, il nostro non aver accettato le deleghe è una grande dimostrazione nei confronti dei cittadini che vogliamo a tutti i costi rispettare il risultato elettorale di cui loro sono stati protagonisti e che quindi è stabilito che c'è una maggioranza e che c'è anche un'opposizione. Noi siamo opposizione, per essere un'opposizione seria, libera di dire la sua, di proporre e di protestare quando necessario, dobbiamo necessariamente star fuori da quella giunta, non diventare maggioranza, anche perché da opposizione per esempio si può chiedere e ottenere non solo i ruoli di garanzia e controllo che abbiamo già chiesto, ma anche l'istituzione di alcune commissioni speciali, come quella che abbiamo in mente proprio per Taranto, che studi un piano di riconversione economica che dia finalmente un'alternativa all'Ilva. Oggi Emiliano ha fatto un elenco, si è limitato a fare un elenco di ciò che non va. Ecco, se devo proprio trovare il buono, è un bel elenco, dettagliato, condiviso. Il problema è che appunto non può un governatore limitarsi a dire ciò che non va, lo sappiamo benissimo, lo conosciamo noi cittadini molto meglio di lui che nelle istituzioni e che magari vive anche una condizione privilegiata rispetto a tanti altri cittadini che invece erano fuori, che volevano entrare e che sono alle prese con il ricatto occupazionale. Ecco. Mentre appunto
tornando a quello che noi avremmo fatto al posto suo e aver subito proposto delle soluzioni. Ma d'altronde è come è successo per esempio per il taglio dei costi della politica, no? Emiliano annuncia anche in tutti i salotti nazionali che vuol fare questo taglio dei costi della politica a partire dai consiglieri e dai loro stipendi, invece siamo stati noi a portare finalmente la proposta di legge per il dimezzamento dello stipendio, a portarla dai legislativi perché segua prima l'iter legislativo e poi quello istituzionale. E analogamente per la commissione d'inchiesta, la commissione speciale, scusate, che si occuperà del piano di riconversione economica, quella è una soluzione, non certo continuare a dire magari davanti a tutti i cittadini tarantini che l'ILVA non va bene, che il decreto ILVA è un decreto inaccettabile e elencare tutti i problemi sanitari, dell'agricoltura, eccetera. Sì, il fatto di essere qui la prima giunta è evidentemente un fatto simbolico, il segno che il Presidente Emiliano ha voluto dare è quello di partire dalla città che sicuramente sta vivendo una fase più complicata e più difficile rispetto alle altre. Taranto ha necessità evidentemente di costruire una nuova visione di sviluppo di futuro, cioè di immaginare qual è proprio la vision, la prospettiva. Il modello di sviluppo attuale si è rivelato evidentemente in maniera palese fallimentare, bisogna provare a costruire un'alternativa e turismo e cultura possono essere evidentemente due gambe su cui costruire una prospettiva alternativa. L'attenzione, la premura della Giunta Emiliano, di tutti noi, è quello di dare priorità alla qualità della vita delle persone, cioè la vita di una sola persona è più importante in maniera imprescindibile di ogni altra cosa. Credo che sia finito il tempo, almeno per quanto mi riguarda, degli eventi spot, dei finanziamenti a pioggia, dei contributi dati tanto per dare. Bisogna ragionare su un piano strategico, su un progetto, bisogna fare gli interventi strutturali. Credo che questa sia la strada, lavoriamo insieme in maniera corale, ascoltando le voci degli attori culturali, sociali, economici, protagonisti di questo territorio. Bene, abbiamo ascoltato la voce davvero di tutti i protagonisti, da Michele Emiliano, Loredana Capone, assessore allo sviluppo economico con delega esterna, Antonella Laricchia che ha spiegato le motivazioni, ma che già conoscevamo ampiamente, della strategia politica del Movimento 5 Stelle nel rimettere nelle mani del Presidente Emiliano quelle che erano le deleghe. È chiaro, bisognerà vedere poi costituzionalmente, istituzionalmente, quanto possa essere forte e incisivo il discorso progettuale del Movimento 5 Stelle, in questo caso di Antonella Laricchia. Il passaggio poi di Salvatore Negro, di Totò Negro, su un problema concreto che è appunto quello dello IACP e quello appunto legato all'erogazione dell'acqua e a quanto pare, a quanto dice Salvatore Negro, sarà una delle priorità, se non la priorità assoluta della sua agenda già a partire da lunedì. È chiaro che la parte inaugurale, la parte così cerimoniale è stata tra virgolette inficiata da questa protesta iniziale e certamente l'impegno dovrà essere tanto per poter sollevare i tanti cittadini che hanno una serie infinita, incommensurabile di difficoltà legate al lavoro, legate all'ambiente, legate alla qualità della vita, alla possibilità di vedere e di intravedere un'economia più umana, più a misura d'uomo, posto che da quello che si legge dai giornali nazionali soprattutto c'è un aumento del PIL dell'1%, c'è un segnale di ripresa, industria e lavoro dai dati dell'Istat segnano un aumento del 3% a maggio, quindi diciamo una trainata. Uno, a livello di crescita nelle cifre c'è, si può vedere, adesso bisogna capire la ricaduta effettiva, la ricaduta nel mondo della vita vissuta, del mondo della vita reale, del mondo occupazionale, quanto poi possa essere effettivo, ricordando poi che la Regione Puglia gioca e le regioni tutte quante dopo le leggi Bassanini giocano un ruolo allucinante dal punto di vista della responsabilità politica ed istituzionale, perché hanno un potere fortissimo sulla gestione delle risorse economiche. Abbiamo sentito il neo assessore alla formazione professionale, che è Sebastiano Leo, il quale gestirà la formazione professionale, e Totò Negro che gestirà il welfare. Ricordiamo che la Regione Puglia attrae la maggior parte delle risorse comunitarie per poi impiegarle nelle politiche della formazione, del welfare, del lavoro. È chiaro che le politiche
adottate sin qui dalla Regione Puglia e dai governi di centrosinistra, al governo Vendola, hanno mostrato il fianco sotto tanti aspetti, perché se è vero che molti giovani sono stati formati, altresì è vero che molti giovani sono rimasti disoccupati, quindi sicuramente c'è qualcosa che non funziona in questi spin-off, in queste start-up e in questo modello di incentivo allo sviluppo economico. Così sollecitare tutta una serie problemi all'interno anche dello schieramento di centrosinistra c'è anche l'onorevole Ernesto Abbate Russo, il quale scrive una lettera chiedendo un incontro urgente a Emiliano su un problema che attanaglia il Sud, Salento soprattutto, scrivendo: caro Presidente, dice Ernesto Abbate Russo, siamo tornati indietro di 10 anni, in questi giorni siamo tempestati di proteste in seguito alla notifica degli avvisi di pagamento dei consorsi di bonifica dell'Arneo e di Ugento. La situazione è particolarmente esplosiva nel Salento perché qui più che altrove non c'è alcuna corrispondenza fra il tributo e i servizi erogati. La legge 4 del 2012 non ha risolto questo problema ed oggi, dopo 10 anni, ci si ritrova punto e a capo, dice sempre Ernesto Abbate Russo, con la richiesta di pagamento di una tassa che appare ingiustificata. Ecco perché tra i cittadini c'è ribellione ed indignazione. Effettivamente è un problema questo sollevato dall'onorevole Ernesto Abbate Russo, assai sentito soprattutto nel sud Salento. E poi in questo periodo turistico, in questo periodo in cui il Salento viene visto come il paradiso per i turisti, degli attarantati e dei cultori della musica e anche dell'ambiente e di tutte le nostre bellezze architettoniche e paesaggistiche, ci si pone anche il problema che questo turismo possa funzionare e che vi sia anche un approccio etico da parte degli operatori, che molto spesso, proprio nel sud Salento ci sono arrivate tante proteste, vanno a calcare la mano un po' con i prezzi, cosa che deve sensibilizzare senza dubbio gli organi di polizia e soprattutto la Guardia di Finanza, per coloro che ci mettono la mano pesante quando si trovano di fronte un turista oppure anche un malcapitato che si trova a pagare servizi troppo salati per un turismo che deve essere certamente più etico. Sviluppo sì, ma in modo etico e senza ovviamente speculazioni di sorta. Bene. Quest'oggi abbiamo dato spazio ampio e anche ieri a quello che era l'insediamento del Consiglio regionale, della Giunta regionale del Presidente Michele Emiliano. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo, la redazione di Canale 8, l'informazione di Canale 8 fa un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che lavorano e si troveranno a lavorare in questi 5 anni alacremente ai problemi della Puglia, ai problemi del Sud, ai problemi di quello che Carmelo Bene chiamava il Sud del Sud dei Santi, e che oggi sicuramente e nella contestazione anche che vi è stata ha dimostrato quanto sia difficile approcciarsi con questi temi, che sono i temi delicatissimi del Sud, del Salento, della Puglia. A presto.